Io credo che sulla frontiera dell'innovazione si vince o si perde la sfida del futuro, non solo come Sud ma come Paese. Noi abbiamo nella programmazione delle risorse comunitarie abbiamo dato centralità agli obiettivi e agli investimenti per spingere sulla frontiera dell'innovazione. Abbiamo realizzato significativi risultati e naturalmente tutto questo in una realtà come quella del Mezzogiorno richiede una attenzione particolare, richiede uno sforzo di aiuto, di accompagnamento e di sostegno. In questo quadro noi abbiamo destinato risorse importanti su un progetto di alta formazione, di un progetto di formazione di digitale in direzione di nuovi mestieri, di nuovi profili professionali che sono carenti sul mercato del lavoro e sono richiesti non solo dalle imprese ma anche dalla pubblica amministrazione. Abbiamo messo in campo un progetto sostenuto con 8 milioni di euro con la programmazione 2014-2020. Siamo partiti con 2 anni di ritardo e abbiamo recuperato enormemente. Oggi la Calabria è la prima regione del sud in quanto alla realizzazione dei target di spesa ed ha ottenuto per la prima volta la premialità. Sulla nuova programmazione noi stiamo partendo in anticipo, nel senso che stiamo già lavorando alla impostazione della programmazione 21-27, proiettando il lavoro che abbiamo impostato in questi anni sulla nuova programmazione, perché la sfida che pone l'Europa per quanto riguarda l'articolazione della nuova programmazione è una sfida alta, importante, una Europa più verde, un'Europa più sostenibile, un'Europa più accessibile, significa appunto una declinazione nei territori, l'innovazione è il cuore, il denominatore comune di questa nuova sfida. Qual è il senso della partecipazione della Regione Calabria a questo forum più a sud di Napoli? Beh, la Regione Calabria investe tantissimo sul digitale, su competenze digitali. E, partecipare proprio a un evento come questi, dove il tema principale è la digitalizzazione, l'innovazione, è un'occasione dove la Regione non poteva mancare. È un bando per favorire una politica attiva diversa dalle solite, quindi dalle solite politiche attive tipo garanzia giovani, per creare e formare dei ragazzi che possono uscire da uno stato di disoccupazione, perché la Calabria è una delle regioni con il più alto tasso di giovani disoccupati. Il bando intanto prevede 2 selezioni, una prima che si è conclusa e i ragazzi stanno per entrare in aula per formarsi e una seconda che verrà pubblicata brevissimo. La prima prevede 1.000 giovani per un finanziamento di 4 milioni, quindi un totale di 2.000 giovani per 8 milioni di finanziamento. La parte innovativa di questo bando è riuscire a mettere insieme università, enti di formazione e mondo delle imprese. Ecco, per quanto riguarda il mondo delle imprese avete creato un vero e proprio panel. Che tipo di offerta danno le imprese? Qual è il ruolo delle imprese in questo bando? Il ruolo delle imprese è fondamentale, perché per poter partecipare a questo bando era necessario che ci fosse un raggruppamento fatto da università, enti di formazione ed imprese. L'idea qual è stata? Quella di far dire alle imprese quello che realmente serviva nel mondo del digitale e creare quelle figure che poi possono entrare immediatamente nell'impresa, perché l'obiettivo è quello di fargli fare sia uno stage ai ragazzi ma poi l'assunzione vera e propria. Imma Citarelli, settore innovazione digitale di Formez PA. Imma, oggi la Regione Calabria ha presentato il suo bando sulle competenze digitali. Mi fai 2 battute su quello che un po' ti ha colpito di questo bando della Regione. Ma assolutamente un intervento che, di cui si sentiva forte l'esigenza, soprattutto in un territorio come quello calabro, dove l'emorragia di giovani che fuggono dalla regione è veramente tra le più elevate. E sicuramente i punti di forza consistono nell'aver attivato sul territorio sinergie tra imprese, che sono state circa 200,
se non sbaglio, le imprese coinvolte nel bando e 30 università per proprio effettivamente confrontare, rilevare le esigenze pratiche e occupazionali delle imprese sul territorio. Questo mi sembra un ottimo punto di partenza, un ottimo modello che è possibile anche molto semplicemente replicare su altrettante realtà difficili proprio per tamponare la nostra fuga di giovani.